Di Monica scozzafava l'allenatore del Napoli alla sua ultima partita con l'abito blu. Resto ancora un anno perché non avrei mai potuto giocare contro il Napoli. La seconda metà di Napoli-Sampdoria trasmessa in chiaro sul Maxi Schiari in città. La festa termina domani, domenica contro la Sampdoria, ed è una grande festa con schermi show e Maxi e Luciano Spalletti non gioca più. Punto, si eccita. Gli succede spesso in questi giorni, e sa perché lo scudetto ha tatuato sul braccio, i napoletani che lo implorano di rimanere. La sua vanità cresce, il dolore che aumenta. Quindi, il coraggio di lascia. Mi sono fatto male a me, te lo so. E il tatuaggio sarà la mia bellissima cicatrice. Ho vissuto intensamente Napoli, scoprendolo ancora più bello della città che avevo immaginato. Guarderò il Napoli dalla tribuna, lo sono 20 metri di distanza dove ero quest'anno. Anche dalla televisione puoi vedere lo stesso. Il cuore del calcio batte anche da casa loro se uno lo ama e quelli che lo amano non si giocano mai. Con Napoli giocano sempre a casa. Cicatrici. Non sono tutto il ricordo di un dolore. Ce ne sono alcuni belli che uno porta dietro come quello che ho sul mio braccio. L'ho fatto lì per averlo sempre sotto gli occhi e guardarlo. L'uomo è forte, e come ci ha detto molte volte, il suo destino è forte. E ciò che è stato consumato alla vigilia del suo ultimo gioco con la tuta del Napoli è un autentico atto d'amore, che spiega anche la sua scelta di fare un anno sabbatico. Non voglio giocare contro il Napoli, per mettere un abito diverso da quello del Napoli. Inizia da lì, poi alla fine dell'anno fai l'inventario di stimoli, pensieri, sentimenti e sembra un po' dove siamo.